25 novembre 1997. Muore a Milano la giornalista e scrittrice Camilla Cederna, titolare fino al 1976 di una rubrica di costume sull'Espresso intitolata Il lato debole. Il successo mitico di prima non è più quello che si usa adesso. Nei salotti si incontrano ancora le nobildonne, le capricciose, le bellissime, ma non sono più tanto circondate come una volta. O anche l'attrice. L'idiozia non chiama più, ci vuole qualcos'altro. Secondo me ci vuole qualcos'altro e sono di moda, specialmente degli uomini giovani adesso. Ecco, bisogna che siano non tanto vecchi, siano abbastanza giovani e non tanto brutti, piuttosto bellocci. Si usa l'urbanista, per esempio. Ecco. Negli anni 70 scrive due libri che fanno scalpore. Pinelli, una finestra sulla strage, violenta accusa al commissario Luigi Calabresi per la morte dell'anarchico Pinelli, e Giovanni Leone, la carriera di un presidente, un'inchiesta che porta alle dimissioni del capo dello Stato. Nel momento in cui mi accingo a firmare l'atto di dimissioni dalla carica di presidente della Repubblica, ma che le costa una condanna per diffamazione. Caduto, e anche lì sono stata aiutata dall'Espresso con gli articoli di Luigi Mele, eccetera. Insomma, un minimo di soddisfazione non può levarmela. Mentre 10 anni dopo, Leone viene completamente riabilitato.